Walter Caporale, la scelta di sostenere un candidato sindaco di centro, quasi centrodestra, come mai? Ah, perché credo che quello che conti nel terzo millennio non sono i programmi che rimangono carta straccia, non sono i partiti, sono gli uomini, sono le idee. Giorgio De Matteis non è un candidato di destra, noi non potremmo mai apparentarci con la PDL, è un candidato moderato che ha risposto subito positivamente a tutte le risposte dei Verdi. La ricostruzione dell'Aquila deve farsi senza consumo del suolo, con risparmio energetico, bioedilizia, rispettando alcuni criteri, una città vivibile, mezzi di trasporto per tutti, rispetto anche degli animali. Lo ha fatto subito. Il centrosinistra non ha risposto a queste richieste se non negli ultimi 3 giorni, in maniera molto strumentale, anche in maniera troppo minacciosa. Noi siamo stati ignorati per anni, abbiamo portato senatori, architetti, proposte di ricostruzione ecosostenibile, case in legno con progetti attuati in Germania, in Trentino Alto Adige. Il sindaco Scemte non ci ha mai risposto, non è mai venuto. Io gli faccio i migliori auguri, ma credo che non sia corretto offendere i Verdi che si sono impegnati per lui 5 anni fa portando un buon risultato, ignorandoli fino a 3 giorni fa anche alle primarie e chiamando, perché adesso abbiamo scelto di sostenere una persona che è un amico, una persona pulita, onesta, sicuramente non la destra con la quale io non ho mai avuto niente a che fare. Giorgio De Matteis, candidato sindaco dell'Aquila, un momento particolarmente importante, c'è una comunità di intenti con il Partito dei Verdi ed è qualcosa di unico nella sua carriera politica? Beh, di unico credo, per me sì sicuramente, ma unico credo in questo momento in Italia, ma d'altra parte non poteva essere diversamente sull'Aquila, lì dove oggettivamente si è andati ben oltre le appartenenze ai singoli partiti o alle coalizioni. In questo momento io ho cercato di dare voce a tutti quelli che in questa città possono convergere su comuni obiettivi, che non debbono dividersi perché appartenenti ad un partito o a una coalizione, ma possono trovare spunti e possibilità di lavorare insieme su cose assolutamente condivisibili. Quando si parla della qualità urbana degli spazi, quando si parla della riduzione del consumo del territorio che già è offeso da tantissimi problemi, come noi sappiamo da tempo, quando si parla della possibilità di dare ascolto alle esigenze dei nostri anziani e alla possibilità di vivere meglio gli spazi urbani, io credo che non sia un patrimonio ideologico dei Verdi, è un patrimonio di buonsenso della città che deve rinascere, e se rinasce bene, costruendola in maniera adeguata, costruendola perché ci siano gli spazi giusti e adeguati, cioè quello che si chiama piano di ricostruzione, così tanto vituperato e negato dal sindaco Cialente, ma purtroppo per lui dovuto per legge, e che dopo 2 anni ha dovuto consegnare in maniera direi miserevole, perché in 15 giorni si deve approvare magari ciò che è fondamentale per la rinascita della città. E lì dentro questo piano di costruzione ci sono le cose che ho detto prima, ci sono le cose che permettono di avere un'anima della città che non è solo il centro storico, ma è anche il centro storico insieme alle periferie, quindi qualcosa di più completo e complesso, non riconducibile soltanto a un parallelepipedo di cemento. Difendere la città non significa solo salire su un palco e far finta ipocritamente di urlare, difendere una città significa dire fare le cose che servono, il piano di ricostruzione, dire con chiarezza come velocizzare i tempi di spesa dei soldi che abbiamo, finalmente tutti lo dicono, e soprattutto dare un'idea precisa dell'immagine futura della città e dell'anima della città, e non alimentare uno scontro all'interno della città e fuori dalla città, restando sempre più isolati. Eugenio Carlomagno, un momento importante per la ricostruzione dell'Aquila e per la ricostruzione dei Verdi, possiamo dire così? Ma diciamo che in realtà siamo riusciti a rimettere insieme, diciamo, la parte ambientalista di questa città, cioè le risorse che abbiamo sempre avuto e si erano disperse. Credo che sia necessario e opportuno in questa fase di ricostruzione che, diciamo, gli ambientalisti, che hanno comunque la vocazione a tutelare il territorio, inizialmente avevano anche, abbiamo fatto proposte anche dopo il terremoto, ma su questo non siamo stati ascoltati. Per questo è la nostra scelta verso il candidato De Matteis, che ha dato ascolto alle nostre istanze, e spero che si possa realizzare nel programma quello che abbiamo chiesto. E le ferite con il centro-sinistra restano però? Ma adesso dire centro-sinistra, centro-destra non ha più valore. Oggi noi siamo, per quanto riguarda la città dell'Aquila, la ricostruzione della città. Esistono i cittadini che si candidano e in prima persona vogliono andare ad amministrare sicuramente e mettere da parte i politici.